evoluzione. Tra qualche istante noi faremo vedere un'intervista di Chiara Privitera, che ha incontrato una ragazza che anche lei è finita male proprio perché si è fidata di questo sistema social, un uso di stock, è una cosa positiva, ma ne può essere fatto un uso di stock. Questa storia lei ne ha sentite tante. Guardi, il copione è sempre lo stesso, purtroppo. Cambiano i protagonisti, ma quello che a cui assistiamo è più o meno sempre la stessa rappresentazione. Una ragazza fragile e in quanto tale selezionata deliberatamente da questo tipo di predatori, perché parliamo di predatori, abilissimi a manipolare chiaramente l'aspetto emotivo, e giocano su un punto particolare. La storia che lei ha è una storia di tantissime altre ragazze, purtroppo. Qual è il bisogno fondamentale di questo tipo di ragazze? Sentirsi accolta, accettata e amata. E sono in grado di barattare qualunque tipo di condotta se in cambio pensano di ricevere questo tipo di, diciamo, di ricompensa. È un surrogato. Sì, assolutamente sì, ma loro non lo sanno cosa vuol dire essere amati, non hanno mai sperimentato nella vita un amore sano. E purtroppo questo tipo di situazioni tende a intercettarle con una facilità estrema. Il magistrato ha detto una cosa fortissima, molto profonda. Quando il magistrato dice cercava il padre, ha detto una cosa fortissima. Perché cercava il padre, la madre, cercava tutto quello che non l'ha mai avuto. La psicologia dei maschi che colpiscono. No, dottoressa? Normalmente come sparà sulla Croce Rossa, cioè questo tipo di ragazzine vengono, ripeto, selezionate, cioè non è qualcosa che può accadere a tutte. Questo tipo di soggetti sanno che tipo di caratteristiche andare a ricercare. Di solito si tratta di ragazzine che hanno una situazione familiare disgregata, a dir poco, un vuoto emotivo e affettivo, una scarsissima autostima, e che davanti a qualcuno che le lusinga, le fa sentire apprezzate, accolte, ben volute, addirittura stimabili, in qualche modo apprezzabili, non sono assolutamente in grado di reggere botta, cioè non hanno proprio strumenti per reggere. Come li cresciamo questi ragazzi? È questo il problema. Secondo me, però c'è una domanda da fare. Ma quelli 50 anni di ricarica, come mai nessuno ha notato che quella ragazzina aveva una disponibilità economica maggiore? Cioè il problema è, ma questi genitori, come fanno a non rendersi conto che nelle tasche di questi ragazzini girano molti più soldi di quelli che dovrebbero avere? Permetto un parallelismo apparentemente un po' azzardato, ma probabilmente non così tanto. Prima di questo spazio abbiamo parlato della vicenda delle ragazze legate alla scuola di Bellomo, di questo magistrato che mi auguro a breve smetta di esserlo, francamente, questa è la mia considerazione personale. Ma guardate che qui siamo allo stesso livello, perché là avevamo ragazze laureate con ottimi voti in giurisprudenza, quindi non in una materia, in giurisprudenza, che noi abbiamo sentito una che non ha accettato di firmare quella carta, ma tutte le altre? Dove sono tutte le altre? Queste signore dovrebbero andare a fare i magistrati? Qual è il valore di una donna che accetta, perché a 26 anni sei una donna, che accetta di firmare una roba del genere pur di avere una garanzia in più di entrare in magistratura? Che cos'è questa? Non è prostituzione? Perché scusatemi, dobbiamo cominciare a mettere un po' i puntini su lei, dal mio punto di vista, e bisogna anche capire. Cioè tu dici, ragazzi, se riesci a fare una pressione psicologica su una ragazza laureata di 25-26, figurati con una ragazzina che ha 14, 15, 16 anni che obiettivamente davanti, ha una minore capacità di comprendere. E davanti c'è sempre la possibilità di, come ha detto questa ragazza in maniera più spicciola, ma il problema è sempre lo stesso, fare soldi, fare successo, fare carriera. Quindi alla fine le dinamiche sono purtroppo sempre le stesse.